Non c'è stato nulla da fare per il Genoa sceso all'Olimpico con il Bau Bau dei 6 punti conquistati in trasferta. La Roma, pour preferendo la tombola allo Chemin de Fer, si dimostra ancora una volta la più bella del Reame. All'apertura di tempo, precisa come Cenerentola, trova il gol. In verità, la prima segnatura è una parete di Corti. È però un avvio signorile quello della Roma, verificata dal regalo iniziale. I suoi schemi la fanno bella e, trovandosi di fronte ad una squadra un po' spaesata, la stordisce con i suoi ricami, con i vezzi di Falcao, i dribbling di Conti, gli allunghi di Nela e soprattutto con i suggerimenti di Capitan Di Bartolomei, il migliore dei giallorossi insieme a Russo Vietwood, sovrano del recupero. Insomma, la partita sembra disputata sul videogame tra un giocatore esperto e un principiante. Roma gioca e diverte, il Genoa sta a guardare nella speranza di uscire senza grossi guai dal Fortunato. Qui è Pruzzo che pensa alla sua Liguria e devia di testa. Ma Di Bartolomei riporta tutti alla realtà con i suoi tremendi calci piazzati. La prima attivazione del Genoa alla mezz'ora, Antonelli tira sull'esterno della rete. Tancredi può continuare a mangiare il panettone. Al 38esimo Pruzzo ha la palla buona per raddoppiare, ma la sciupa così. C'è un discorso Pruzzo da fare, anche se ha cambiato gioco, forse il giocatore non sta attraversando un buon momento di forma. Lei è dello stesso avviso? Mi sembra che anche oggi è stato uno dei migliori in campo, soltanto che ha sbagliato quasi gol fatti, ma questo ha una importanza relativa. Speriamo che segna quando c'è bisogno. Per un Pruzzo che barcolla c'è un Di Bartolomei alla maniera forte. Il libero giallorosso si presenta all'inizio della ripresa con questa punizione gol. Il 2-0 scuota un po' il Genova. Nando Viola, che sostituisce Peters, infortunato, impegna Tancredi con un tiro raso terra. Ma è Martina a non avere un attimo di respiro. Il Genova allenta un po' le marcature. Alla Roma si presentano azioni favorevoli. E per Iorio la prima. Poi Di Bartolomei e Proasca non riescono a concludere nel migliore dei modi, calciando fuori a porta vuota. Quando non c'è il portiere, il palo a salvare la porta del Genoa, come su questo tiro di Ancelotti. Se vuole, non c'è stato nulla da fare, tutto sommato un risultato giusto oppure qualcosa da dire? No, giusto, la Roma è fortissima, direi che è stata un po' avvantaggiata dal fatto di trovare l'autorete dopo 2 minuti, però probabilmente non aveva neanche bisogno di questa fortuna perché è veramente una grande squadra. Abbiamo sbagliato molti gol, abbiamo fatto dei gol, quelli non buoni, insomma c'è un'autorete e una punizione. La squadra è in buona salute, naturalmente quando io dico che si può pareggiare o perdere contro qualsiasi, è dimostrato oggi che la Juventus ha pareggiato con Cagliari, tutte le squadre sono forti, tutto è possibile.